pubblico è fatto da, credo, per la maggior parte da imprenditori, imprenditori del sud, tra l'altro come mio padre. Imprenditori che si stanno approcciando per la prima volta all'e-commerce o che magari hanno già un progetto e si stanno domandando qual è appunto il prossimo step e soprattutto come faccio a internazionalizzare. Anche questo Macao giapponese se lo sta chiedendo qual è la scelta giusta. Al di là degli scherzi, l'e-commerce è cambiato ed è in continua evoluzione. 10 anni fa i miei clienti mi chiedevano di realizzare un sito. Oggi, se sono un imprenditore e mi sto approcciando all'e-commerce per la prima volta o comunque voglio internazionalizzare il mio progetto, dovrò, ahimè, ammettere che fare e-commerce significa fare azienda. Perché sono tante le componenti da valutare. Al di là del prodotto e della tecnologia, dovrò pensare alla formazione del mio team e quindi individuare le giuste figure professionali. Dovrò pensare alla logistica, ad adeguare la mia logistica B2B che ha logiche completamente diverse rispetto alla logistica B2C. Dovrò pensare al customer care, quindi un customer care multilingua con magari servizi anche di chatbot. Dovrò pensare alla fatturazione con tutte le complessità legate alle valute e alla gestione delle partite IVA in giro per il mondo. Dovrò inoltre pensare ad ampliare la mia distribuzione, quindi non solo sito B2C, ma anche magari integrarmi con i marketplace, pensare appunto a strategie omnichannel nel caso in cui io abbia magari anche un retail multibrand o uno store fisico e quindi collegare l'online con l'offline. E poi ovviamente individuare la giusta agenzia di marketing. Abbiamo detto che qui stiamo parlando tra imprenditori e quindi se io sono un imprenditore e non sono un ingegnere o non sono un programmatore, come faccio a scegliere la tecnologia? Quasi sempre, per quella che è la mia esperienza, l'imprenditore affida la scelta tecnologica ad altri, la affida o alle agenzie o magari al suo tecnico, oppure sceglie per sentito dire o per raccomandazione o perché a buon prezzo. L'obiettivo di questo intervento è proprio quello di aiutarvi a scegliere la tecnologia in modo un po' semplice, la tecnologia adeguata a quello che è il vostro business. Infatti appunto 4 domande per una giusta tecnologia. La prima domanda era: scelgo una soluzione open source on-premise o una piattaforma di nuova generazione in cloud e in SaaS? Perché io dico che Qumu è diversa? Perché è una piattaforma di nuova generazione? Per questi motivi. Allora, innanzitutto una piattaforma di proprietà, quindi una soluzione in SaaS, è una soluzione in cloud e poi a mio parere è diversa perché è una soluzione scritta da e-commerce manager. Abbiamo questo metodo di lavoro che è un metodo agile. Metodo agile che cos'è? Noi non lavoriamo a versioni, non ci sono versioni di Qumu 1.1, 1.2, 1.3, ma rilasciamo gli aggiornamenti ogni 3 settimane che vengono installati in automatico e gratuitamente in piattaforma. Questo ci permette appunto di essere time to market, quindi al passo con i tempi. Inoltre tutte le funzionalità di Qumu sono out of the box. Cosa significa out of the box questo termine? Significa che sono già installati in tecnologia e non dovrai preoccuparti di star dietro alla tecnologia. Per completare quello che è il business ci siamo integrati nel corso degli anni con differenti partner, quindi partner legati alla logistica, partner legati ai sistemi di pagamento. Prima parlavamo appunto che ancora il Sud Italia compra con il contrassegno. Immaginate quanto sia più facile che un utente possa acquistare, convertire l'acquisto se trova il suo sistema di pagamento. Quindi partner per la personalizzazione, per il marketing e tutto ciò che è customer engagement in generale, quindi servizi di chatbot, fidelity, recensioni e via discorrendo. La seconda domanda, e questo è un tema importantissimo soprattutto per il mercato italiano: la tecnologia supporta l'internazionalizzazione del mio business? Attenzione, perché la maggior parte delle soluzioni e-commerce non lo fanno perché servono questi requisiti. Innanzitutto il primo requisito è che deve essere multilingua. Ovviamente dobbiamo parlare la lingua del posto. In Qumu ci sono già 15 lingue attive e per attivare una lingua basta un click. La seconda cosa è il concetto di geo pricing, quindi la possibilità di cambiare il prezzo in base al paese di riferimento, ma anche gestire tutte le complessità legate alle valute e alle partite IVA in giro per il mondo. Ultimo tema, non meno importante, è il concetto del geotargeting, quindi attivare strategie personalizzate per l'utente. Terza domanda: potrò gestire multimagazzino? Avrò la possibilità di avviare progetti omnichannel? Qumu ti dà con un solo login la possibilità di vendere su diversi canali, quindi il primo canale è il B2C, il mio store ufficiale, il secondo canale sono i marketplace, infatti siamo integrati ad Amazon, eBay, a Farfetch, siamo integrati anche con tantissimi
marketplace specializzati nel mercati luxury fashion, ti dà la possibilità di vendere anche B2B, se il tuo business è anche B2B, e ti dà ovviamente la possibilità di integrarti con diversi store fisici e di creare esperienze omnichannel. Tra l'altro cito un case studies qui, che è Camomile Italia, che è uno dei nostri clienti con cui ci siamo integrati con circa 200 punti vendita, lo cito perché è appunto un cliente campano. Quando parlo di multimagazzino, cosa significa? Che le aziende hanno più magazzini e man mano che si evolvono avranno sempre più magazzini, quindi Kumo ti dà la possibilità di integrarti con diversi magazzini e dare priorità a un magazzino rispetto a un altro. Inoltre riesce a gestirti la multispedizione. Quarta domanda e ultima domanda: potrò avviare strategie user centric, che significa l'utente al centro di tutto, con promozioni personalizzate e combinate per paese, clienti e canali distributivi. Sembra una frase un po' lunga, ma cosa voglio dire con questa frase? Voglio dire che appunto l'utente è al centro di tutto, e quello che devo fare, devo avere la possibilità di creare promozioni personalizzate, quindi per utente, quindi se ho un utente che mi compra un particolare brand o un particolare tipo di prodotto, potrò solo attivare la promozione per quel cliente, potrò attivare la promozione per quel gruppo di prodotti e potrò combinare le varie cose, quindi per cluster, per tipologia di utente, per prodotto, per channel, significa che magari delle promozioni potranno partire prima su Amazon rispetto che sul mio sito istituzionale, oppure prima, ovviamente prima in Inghilterra, parliamo dei saldi, rispetto all'Italia, e per paese. Inoltre potrò integrare attività di fidelity e loyalty in generale. Sappiamo quanto è importante appunto il tema della fidelizzazione dell'utente in generale. Cosa ci portiamo a casa? Fare e-commerce nel 2020 è assolutamente fare azienda. Se pensate di fare un sito, come dicevano i miei clienti 10 anni fa, non è questo il momento storico. Il primo passo è scegliere la tecnologia, perché sarà la tecnologia che unirà tutti i pezzi. Anche se non sei un ingegnere o un programmatore, partecipa alla scelta del software. Non affidarla ad altri, non affidarla a esterni. Scegliere soluzioni avanzate. Perché? Perché la soluzione avanzata ti accompagnerà nel percorso di crescita del tuo business. Faccio un esempio pratico che magari la maggior parte degli imprenditori qui conoscono. Quando abbiamo cambiato il gestionale di magazzino, cosa ci ha comportato? Riformare il team, ci ha comportato investimenti, problematiche. Allora immaginate di cambiare il software dopo 6 mesi o dopo 1 anno, il software e-commerce. È assolutamente la stessa cosa. Oppure delegare la scelta magari a un'agenzia. E questo è assurdo, cioè mi capita ogni giorno. Io dico sempre all'imprenditore: scegliete, entrate in contatto con la tecnologia e poi ovviamente forma il tuo team, sempre lo stesso tema, cioè nel senso è necessario che il team sia competente e sia formato all'uso anche del software stesso. Grazie mille.